Ciao a tutti, ben trovati sul mio canale per quelli che sono appena arrivati. Bello così, eh? Così fa figo, no? Ben trovati sul mio canale. Sì, vabbè, fa figo per gli altri, invece ciao, tanto ci conosciamo, mi conoscete, mi sopportate. Oggi parliamo dell'American Staffordshire Terrier, un cane per il quale una volta ho fatto un video, non sull'American Staffordshire Terrier, su un altro cane, tipo in 20 minuti di video, parlo un attimo dell'America, è successa qualunque cosa. Per chi non lo sapesse, questo non è un video dove andrete a leggere le cose di natura, che ne so, quelle cose che leggete su Wikipedia, nel senso, quelle trovate lì, bene o male, sì, c'è anche di quello in questi video, e poi naturalmente c'è del mio. Su per giù andiamo a dare un po' di dati più o meno Il importanti. primo Dato importante sull'American Staffordshire Terrier, che è proprio un solomano, si sente, che è il cane che più rappresenta, dal mio punto di vista, ma credo di trovarmi in comune accordo con tanti attenti cinofili, gli Stati Uniti. Nel senso proprio storicamente rappresenta gli Stati Uniti, e poi dopo più avanti durante il video capirete per quale motivo dico questo. Cercherò. Per quanto mi è possibile di non urtare la suscettibilità degli amanti di quelle che vengono oggi considerate due razze. Però vi prego anche che se siete dei radicalisti di una o dell'altra, no, dei radicalizzati, mi piace di più. Se siete degli estremisti del Pitbull o dell'American Staffordshire Terrier, io cercherò di starne da questa disputa, anzi diaspora, perché è più una cosa familiare secondo me, all'esterno. Cioè cercherò di dire solamente le cose che hanno a che fare con questi due cani, che bene o male in linea di massima conosciamo tutti quanti. Nascono tra il 1885, ma verosimilmente più intorno al 1910, cioè il tempo di dargli qualche generazione per variare. I due cani hanno in comune il Blue Poll Terrier, non lo cercate perché non lo trovate più, è un cane e il Bull estinto, and Terrier, praticamente stessa cosa. Cioè queste sono le due razze che danno origine a quello che dopo diventerà l'American Staffordshire Terrier. E da qui si entra in una nuvola di cazzotti, no? In un vespaio, perché se senti un fanatico del Pitbull ti risponde in un modo, se senti un fanatico dell'American Staffordshire ti risponde in un altro. Ecco, io vorrei che tenetevelo per voi, cioè non mi interessa la diaspora interna. perché Il cane che più rappresenta storicamente gli Stati Uniti, dal mio punto di vista, oltre ovviamente ai cani da neve canadesi, insomma, che però sono canadesi, quindi intendiamo il continente americano. Allora, il continente nordamericano, perché lo accompagna storicamente. Questi cani nascono per combattimenti coi tori, non combattimenti, e la caccia ai topi. C'era un gioco, praticamente li mettevano all'interno di una gabbia e dovevano cacciare i topi, tu. Ce n'è uno che ha ancora un record, se lo cercate lo trovate, di topi cacciati, record che venne soffiato ad un terrier, che erano grandissimi, no, no, non un bull terrier, un terrier, ad un terrier, che erano grandissimi a loro volta cacciatori di topi. Ora, questo può sembrare strano, però provate ad essere in una situazione non borghese, nei primi del Novecento, negli Stati Uniti d'America. Pochi soldi, situazioni abbastanza precarie, un altissimo tasso di criminalità, lavoro tanto, ma in determinate zone sottopagato. Primi del Novecento, gli Stati Uniti dovevano sbocciare. Ancora, cioè, si stavano facendo, o meglio, li stavamo facendo noi europei, li stavamo costruendo. Però, insomma, no? Chi andava nel nuovo mondo ci andava per carestie, per fame, per malattie, perché per cose. Noi oggi prendiamo l'aereo, chi invece andava
andava per situazioni complementari completamente diverse. Una risorsa, una vera e propria risorsa in quel periodo erano i combattimenti. Una risorsa economica, cioè cash, il grano, chiamatelo come volete, erano i combattimenti, combattimenti tra cani. Chiaramente non esprimo giudizi perché sapete come la penso, quindi non è che combattimenti tra cani, sì, se mangiavano i topi, no, se cacciavano i topi, ci si scommetteva dentro, si scommetteva sopra, quindi guadagnava il proprietario del cane, guadagnava il pubblico intorno, ed era un modo per economizzare al meglio o al peggio, perché poi è un po' come le slot machine di oggi, le proprie entrate. Più o meno questo va avanti, ed è il secondo fattore del motivo per il quale l'American Staffordshire Terrier è così legato in modo sanguigno agli Stati Uniti. Succede un'altra cosa: il crollo del 29, la crisi del 29 in America. Ne avrete sentito parlare molti di voi. Comunque noi abbiamo una memoria a flusso, no? Quindi ne avrete in qualche modo sentito parlare della crisi del 29, e lì succede qualcosa. Succede qualcosa che ha a che fare con il tessuto sociale americano, perché i cani li amano tutti. Li ama il ricco, li ama il povero, così come li odia il ricco, li odia il povero, chiaramente. C'è anche chi detesta i cani. C'è anche chi ha la fobia dei cani, da non confondere con chi li detesta, e c'è da avere rispetto per chi ha paura dei cani. Io detesto le persone che non rispettano coloro i quali hanno una vera e propria fobia per i cani, perché ci sono, come ci sono le persone che hanno paura dei ragni, però insomma, i ragni, i serpenti, no, ci sono persone che hanno proprio una fobia per i cani. Questa è una cosa molto importante, perché spesse volte si dà per scontato che una persona abbia paura e basta. Non è sempre così, ci sono persone che hanno proprio una vera e propria fobia per i cani, e dal mio punto di vista andrebbero in qualche modo da noi per primi rispettati. Comunque, tornando a bomba, nel 29 succede qualcosa, quindi dai primi dal 1900 fino al 1930 c'è questo cane che viene elaborato, viene costruito, che è l'American Pitbull Terrier, va bene? Ora, fino al 1930 sta bene a tutti. La crisi del 29 negli Stati Uniti sancisce una linea, un taglio netto tra il proprietario borghese di quello che all'epoca era l'American Pitbull Terrier e il proprietario più poverello, per farla breve. L'American Kennel Club ne riconosce, no? Decide di diamo finalmente uno standard a questa razza affinché vengano riconosciuti questi cani. E siamo proprio nel bel mezzo della crisi del 29. L'American Kennel Club decide che lo Staffordshire Bull Terrier sarà il nome dell'American Pitbull Terrier. Apriti cielo, perché qui stiamo parlando di cani che fino al giorno prima avevano bene o male tutti, loro le chiamano le Blood Master, no? Cioè la linea di sangue dominante era la stessa su tutte, che erano quattro, quelle che conosciamo bene o male tutti quanti, che sono i Tacoma, i Crusader, i Ruffian e gli expert, se ricordo bene, dopo vado a controllare. Sono queste le linee di sangue dominanti che creano l'American Pitbull Terrier, che viene diviso nel 1930 e si dice ok, da adesso in poi ci sarà uno standard, l'American Kennel Club lo riconosce, cominciamo ad allevare. Quindi abbiamo stabilito che fino al 1930, fino alla crisi del 29, stiamo parlando dello stesso cane. Cioè non c'è una differenza. E non vi arrabbiate, non ve la prendete con me, scrivete all'American Kennel Club
o club, chiedete a loro come sono andate le cose. Però non ve la prendete con me, cioè se vi sto sulle palle mettete dislike per quello, però non per queste cose, perché questo è quello che è successo. Le conseguenze, bene o male, le possiamo immaginare. Chi aveva i soldi, cioè, oggi per fare una cucciolata ai pastori tedeschi in Italia, per avere un cane selezionato, ti costerà 1.000 euro tra selezione, prove di lavoro, cose. 1930 Stati Uniti, per iscrivere il cane all'American Kennel Club, comunque era una spesa. Cosa succede? Che la borghesia può permettersi di allevare il suo cane. E il poverello no. Il poverello che viveva di, o il poverello, il delinquente, colui il quale viveva di espedienti, non lo fa. E attenzione, perché non intendo solo quello che magari viveva di combattimenti, ma proprio quello che magari amava il cane, ma non poteva andarselo a registrare all'American Kennel Club. E ci sono degli esempi che sono abbastanza simpatici, perché c'è una storia su un libro un libro di chi è? Di un inglese, di un ricercatore inglese. Poi alla fine dovrò fare un video su tutti i libri più interessanti, che racconta proprio di come due American Pit Bull Terrier, stessa cucciolata, uno diventa American Staffordshire Terrier perché viene registrato dai proprietari dell'alta borghesia newyorkese, l'altro rimane un pitbull. Stessa cucciolata, 1930, uno diventa una cosa, uno Le un'altra. conseguenze sono relative. Il borghese comincia a selezionare il suo American Staffordshire Terrier secondo quei criteri imposti dall'American Kennel Club. Quindi lo rende in qualche modo più mansueto, più docile, perché della docilità non ne abbiamo mai parlato, ma è un altro aspetto che va toccato su tutti i cani. Nessuno la nomina mai, la docilità. Mentre il pitbull prende un'altra via, che è una via che tratteremo su un altro video, in un'altra situazione. Adesso ci limitiamo all'American Staffordshire Terrier. Ma non è finita, perché c'è un altro aspetto che fa dell'American Staffordshire Terrier il cane più americano di tutti. Facciamo un salto siamo nel 1930. Facciamo un salto, andiamo al 1990. L'American Staffordshire Terrier ha raggiunto dei livelli molto alti e sotto l'aspetto del lavoro, dell'utilità e difesa e sotto l'aspetto della bellezza. In questo caso non ci serve, vi spiego perché. E intorno agli anni 90 si comincia, esattamente si comincia nel 1986. Nel 1986 la K9, intesa proprio come gli allevamenti federali, no? Quelli che poi dopo distribuiscono singolarmente nei reparti militari americani, decidono, voi sapete che decidono di provare il cane poliziotto, l'American Staffordshire Terrier, e quindi cominciano a lavorarci sopra. Ma di brutto, 1986-87, devo ricordare la data. Cominciano a lavorarci di brutto, diverse mascotte vanno anche ai Navy Seal, ai famosi Navy Seal nati nel 62, e qui c'è il secondo, no, il terzo step che rende molto americano questo cane, perché nel 1990 succede un'altra cosa, che è la prima guerra del Golfo. Ora, per chi non lo sapesse, fosse un po' all'asciutto di certi argomenti, gli eserciti più importanti, ma anche quelli meno importanti, cercano di adattare la natura in proprio favore per distruggerla. No, non scherzo, no. Cioè, fa ridere come concetto, però è vero. Cioè, abbiamo imparato a volare grazie agli uccelli, no? Li vedevamo, però non è che, cioè, che avete mai visto un uccello volare a rovescio? No, quello fanno gli aerei, noi l'abbiamo imparato, noi, no, o rilasciare delle bombe, no, noi prendiamo dalla natura. Quindi 1987, mentre si provano ad esempio i delfini, sapete che c'è stata una lunga sperimentazione sui delfini, che dovevano essere usati un po' come sommozzatori per andare ad attaccare mine sotto,
sotto ai sommergibili, ma questa è un'altra storia. I marocchini usano le scimmie come per i campi minati. Sì, lo so, fa ridere, però fanno anche questo. Lo so che fa ridere a molti. E quindi ci sono due progetti in piedi negli Stati Uniti. Uno è quello sui delfini, che zompa, va via, non lo fanno più, decidono di non farlo più, e portano avanti il progetto sull'American Staffordshire Terrier per cercare di sostituirlo e quindi americanizzare in qualche modo le forze militari americane, perché loro a queste cose ci fanno attenzione. Comunque, hai un bel cane, perché usufruire del pastore tedesco o del Belgian Malin quando tu a disposizione hai un signor cane? Ma arriva la guerra del Golfo. La guerra del Golfo influisce rapidamente su una serie di test e si scopre che in relazione alla sua morfologia e al suo peso, l'American Staffordshire Terrier è comunque un cane compatto, no? Un cane compatto, compatto. Sentite, questa è una cosa che poi andandola a cercare la troverete, però intanto ve la dico. Sentite quale dettaglio fa la differenza, la fortuna e la sfortuna di un cane, che molti considerano oggi pericolosissimo. Cane che era arrivato a sostituire i migliori cani della K9 americana, perché quando stai parlando di cani per i SEAL, sono cani per i quali investono soldi, soldi veri, no? E i soldi li investi sulle cose che servono. Cosa succede? Che questo cane, che è compatto, basso, pesante, ha un solo problema: in acqua funziona bene, nuota molto bene. Nella fase di attacco, e quindi il cane antiterrorismo funziona molto bene, in pista è un treno, perché l'American Staffordshire Terrier, essendo figlio dei Terrier, comunque in pista sono dei treni. Una cosa non va. La cosa che non va e che determina la sfortuna dell'American Staffordshire Terrier in quelli che sono gli anni a venire è che nei lanci con il paracadute è un cane più scomodo, in qualche modo più pesante, ed essendo compatto tende a farsi più male di altri cani. Questa stupidaggine, ma che in realtà se ci pensate è una cosa importante, perché cioè, stupidaggine a noi, però insomma a chi investe, determina la fine di quel progetto che era volto a far diventare l'American Staffordshire Terrier, così come il terrier nero russo per gli Stati Uniti, per la Russia, chiedo scusa, abbiate pietà, ce la faccio più, stavo in Mar dell'Est a farsi discorsi, io ogni tanto parto con queste cose, determina la fine di quel progetto e viene messo da parte. Questa faticata immensa nel parlare dei piccoli, che spero non diano fastidio a nessuno, cioè io spero di non aver infastidito né una parte, quella dei pitbullisti, né una parte, quella degli amatori dello Staffordshire Terrier. Questa è storia, è pacifico, poi fate come vi pare. Vado sul cane, caratterialmente. Io sono stato fortunato, cioè io sono stato fortunato. Non sono un proprietario di American Staffordshire Terrier, non ne ho mai avuto uno. Ne ho lavorati tanti, tantissimi, come tutti coloro i quali lavorano i cani, ti capita veramente di tutto. Ho avuto modo di lavorarli in tutte e tre le fasi di lavoro. Mi è capitato recentemente, le fasi di lavoro sono attacco, obbedienza e pista. Mi è capitato di fare dei lavori per due ambasciate ultimamente. Io sono stato sempre fortunato. Merito degli allevatori italiani? Boh, non lo so, penso di sì, assolutamente sì. Ho trovato American non aggressivi su altri cani, non particolarmente, cioè non ho
trovato quell'aggressività che mi sarei aspettato, sulla quale partivo in qualche modo premeditato. Nel caso di un consolato e un'ambasciata, chiedo scusa, di queste due esperienze erano cani di personaggi influenti che vivevano all'interno di queste situazioni, che vivevano in loco con bambini, asili, senza alcun tipo di problema, perfettamente integrati, senza neanche un'ombra addosso, cani presi in Italia, da allevatori italiani. Quindi io sono stato molto fortunato con l'America Staffordshire Terrier. Non ho trovato il proprietario, quello che va in giro con... Però c'è anche da dire che io, non lavorando con i privati, non ho quel tipo di problematiche. Io non so come reagirei se mi arrivasse quello che col cane che te tira con la pettorina tutto fuori, no, non c'ha bisogno di un addestratore, c'ha bisogno di un profiler, ma lui però, non il cane. Quindi io sono stato molto fortunato. È un cane che negli Stati Uniti viene usato tantissimo per la riabilitazione, e non so se avete fatto caso, nelle, se girate nei social, Instagram, molto spesso vedete nelle palestre di CrossFit, che oggi nei box di CrossFit, ma non solo, vedete molto spesso dei pitbull, soprattutto nelle palestre dei, chiedo scusa, mi sono sbagliato, scusa, degli American Staffordshire Terrier. Vedete degli American Staffordshire Terrier. Per quale motivo? Perché la CrossFit è molto attenta ai veterani, e chi ha problemi post-traumatici da guerra, allo stato attuale, cioè oggi, in questo, alle 17:47 del 4 agosto, vengono dati da alcune associazioni americane, ovviamente ONG, ma credo anche qualcuna governativa, degli American Staffordshire Terrier per la riabilitazione di certe persone, perché lo shock post-traumatico da guerra, insomma, non è una cosa estremamente piacevole, tutt'altro. Persone che tendono a isolarsi, persone che hanno gli incubi, molti tornano con dei problemi abbastanza importanti. Questo per dare un po' e sfatare il mito del cane cattivo, del cane che... No, nulla di tutto questo. È un cane adorabile, un cane estremamente affidabile. Alcuni paesi non la pensano così, lo hanno messo tra le razze a rischio. Non so per quale motivo, cioè mi sfugge totalmente la dinamica del come è possibile che un cane venga messo tra i papabili e i più influenti sulla pet therapy, e non solo, anche sulla riabilitazione post-traumatica da guerra, e poi allo stesso tempo in altri paesi vedere lo stesso cane che viene considerato in classe aggressiva. Queste sono le cose che io non riesco a capire, però vi chiedo scusa, non le capisco io, magari qualcuno più bravo di me le capisce, io no. È un cane per tutti, sì, tranne per i scemi. Però i scemi, quello non ci puoi fare niente, cioè nel senso che se sei scemo, non è che faccio. È un cane per le famiglie, sì, assolutamente sì, come quasi tutti i molossoidi, è uno stra cane per le famiglie con bambini piccoli, perché hanno una soglia di resistenza al dolore molto alta e gli puoi fare qualunque cosa. Cioè, se il cane è equilibrato, tu lo puoi prendere per la coda, per le orecchie, lo tiri, lo cosi, il bambino crescerà con un cane che ricorderà per tutta la vita. Io sono sempre, ma questo lo ripeto credo in tutti i video, sono sempre per gli allevatori. Nel senso che se fino adesso hanno fatto il lavoro che io ho visto, o sono stato fortunato, o rivolgetevi agli allevatori perché hanno fatto un grande lavoro, almeno per quanto riguarda quello che ho visto. Sportivi che vogliono fare tutto, utilità, difesa, agility, fly ball, il balletto, tutto, ci puoi fare tutto, puoi fare quello che ti pare. Con l'American Staffordshire Terrier tu puoi fare tutto quello che ti pare, e soprattutto puoi vivere una vita felice tu e far vivere una vita felice a lui. Sto pensando a uno che ho visto questa mattina
che arrivava, quello che vi dicevo prima, no? Ero al supermercato, ho visto questo, camminava così, col cane che tirava avanti, cioè il cane tutto così, col petto di fuori, penso sia stato un pitbull o qualcosa di simile. E lui che camminava, cioè, non ce la facevo io, ma perché? Ultima precisazione che ogni tanto devo fare, io non mi scrivete di addestrarvi il cane, non lavoro con i privati. Ora sto partendo, non è cattiveria, cioè non è snobismo, non è snobismo. L'ho fatto tantissimi anni fa, non lo fa, non faccio quello, non faccio quello. Ora parto, vado in Nord America qualche giorno, poi dopo tornerò per le meritate vacanze, però ci sono degli addestratori bravissimi, competenti, in qualunque zona d'Italia vi troviate voi in questo momento. Io non posso fisicamente. Un saluto, alla prossima!